Allora, sono elettrizzata, sono super emozionata, non vedo l'ora di arrivare nel villaggio olimpico e vivere la mia esperienza a Cinque Cerchi. E aspettative in realtà non ne ho, perché è la mia prima Olimpiade e non so cosa aspettarmi, però ho un obiettivo, ovvero cercare di dare il massimo senza fare errori durante la mia gara. Sono andate abbastanza bene, ho dovuto un po' lottare con il caldo, che mi sono allenata un po' qua a Milano e un po' a Genova, a casa mia, e durante queste settimane faceva veramente caldo, però alla fine è una cosa positiva perché almeno non patirò il caldo a Parigi, mi sono acclimatata. Devo ringraziare un paio di persone, ma sicuramente la mia famiglia e in particolar modo mio papà, che è il mio allenatore. E poi vorrei anche ringraziare la federazione, che questo inverno mi ha permesso di lavorare con Pietro Biagini, e abbiamo lavorato un sacco sulla tecnica e penso che i risultati si inizino a vedere. Penso che appena arriverò al villaggio olimpico andrò con la Bea a farci le unghie in stile, in stile Italia, stile olimpico, perché abbiamo visto che c'è il salone di bellezza nel villaggio olimpico, quindi penso che sarà la prima cosa che faremo. Allora, ho già preso i biglietti per l'atletica. Ovviamente andrò a vederla compatibilmente con i miei impegni e voglio andare assolutamente a vedere le finali dei 100 metri, sia femminili che maschili, e le staffette. Penso che la parola migliore per descrivere tutto ciò sia sogno. È veramente un sogno e non vedo l'ora di arrivare al villaggio olimpico e gareggiare. Guardate tutti le gare di arrampicata perché sono una figata, e sia che siate appassionati o meno, come io guardo gli altri sport non conoscendo tanto le regole, penso che anche chi non conosce bene l'arrampicata possa provare a guardare l'arrampicata durante le Olimpiadi.